Questo è il tema del mio messaggio di questa domenica. Siamo in una tempesta, per chi non l'avesse visto. Quella che stiamo attraversando è una tempesta a livello mondiale. Penso realmente che sia una delle tempeste più grandi che il mondo abbia mai affrontato. Ci sono state altre tempeste. Altre tempeste, sia per quanto riguarda virus. Vi ricordate la famosa spagnola, la SARS, Ebola, ma mai grandi quanto queste. Ci sono state altre tempeste, prima, seconda guerra mondiale, ma mai grande quanto questa, perché questa coinvolge veramente, veramente tutto quanto il globo. Questa va fino agli estremi della Terra. E in questa tempesta noi italiani ci siamo in mezzo. Noi ci siamo in mezzo, anzi, siamo proprio nell'occhio del ciclone, nell'occhio del ciclone. Avendo avuto a tutt'oggi più morti in assoluto di coronavirus, al di là poi del fatto di come vengono contati, perché c'è differenza di come vengono contati le persone che muoiono con il coronavirus o per il coronavirus. Comunque 4.000 e passa persone che sono morte in 4 settimane sono veramente, in 3 settimane sono veramente tanti. È una tempesta che non ha preferenze, è una tempesta che ha impatto su tutti indistintamente. Prima si diceva che erano soltanto le persone anziane, poi le persone che erano che avevano qualche malattia grave. Adesso scopriamo che è un virus che attacca tutti quanti in maniera più o meno grande. Siamo accomunati da una stessa realtà. La realtà è che non sappiamo come attraversarla. Non sappiamo come attraversare questa tempesta e non sappiamo neanche come uscirne. Però l'essere credenti ci dà qualche arma in più, anzi ci dà un'arma fondamentale in più, è di quello che vogliamo parlare oggi. Possiamo vedere come i credenti prima di noi hanno attraversato le tempeste per farne tesoro. Possiamo vedere quello che la parola ci dice, che la Bibbia ci dice. Di come altri credenti hanno attraversato le tempeste. Nel frattempo volevo chiedervi, visto che ci siete, prendete le vostre Bibbie e andate a Marco capitolo 4, i versetti da 35 a 41. Marco 4 da 35 a 41. Per chi ha la Bibbia questa qua, questa bianca, sta a pagina 638. Parlavamo di tempeste e questa è una tempesta. E qui è descritta una delle due tempeste che ci sono narrate nel Nuovo Testamento. Questa è la prima tempesta. Nel Nuovo Testamento sono riportate due tempeste. In entrambe le tempeste Gesù è presente, una volta è assieme ai discepoli e un'altra volta è invece lontano dai discepoli, non c'è assieme ai discepoli. Oggi vediamo la prima tempesta, quella dove Gesù è assieme ai discepoli. Marco 4 da 35 a 41, lo leggiamo assieme e dice così. In quello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro, passiamo all'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. C'erano altre barche con lui. Ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che la barca già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che noi moriamo? Egli svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: Taci, calmati. Il vento cessò. E si fece una gran bonaccia. Egli disse loro: Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni agli altri: Chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare obbediscono? Signore, ti ringraziamo per la tua parola che è veramente una lampada e una luce per i nostri piedi. Riflettevo, la base di questa predicazione forse la conoscete perché già
già l'ho fatta qualche anno fa, ma stavo rileggendo per sapere come cosa predicare questa domenica. E il Signore mi ha fatto veramente vedere come le fasi di questa tempesta si associano molto bene alla situazione che stiamo vivendo con il coronavirus, di questa tempesta. È simile a quella che stiamo vivendo. Non arriva annunciata, la tempesta in Marco non è che è stata annunciata, non hanno avuto il Giuliacci che ha previsto o Trebimeteo che ha previsto l'arrivo della tempesta. Non arriva tutti insieme, non è che adesso c'è, adesso non c'è, adesso c'è, arriva piano piano, si sposta, ma cresce man mano che si avvicina alla barca. E questo è un po' esattamente quello che è successo con il Covid-19. Non è la solita influenza che ogni anno arriva e non era nemmeno annunciata. Nessuno si aspettava che sarebbe giunta una cosa così. Non è arrivata tutta insieme, non è arrivata tutta insieme in tutto quanto il globo. Ha subito una stadiazione, prima la Cina, poi la Corea, poi il Giappone, poi l'Iran, poi la Turchia, poi l'Italia e poi tutto il resto del mondo. È una tappa, va man mano che si avvicina, proprio come una tempesta che la vedi all'orizzonte e sai che arriverà, non c'è niente da fare, arriverà, non è possibile che non arrivi. Man mano che si avvicina, diventa sempre più preoccupante. Prima dicevano che interessava soltanto gli anziani, poi dicevano che interessava gli anziani e gli ammalati, fino a realizzare che interessa tutti. Non uccide tutti, uccide soprattutto anziani ed ammalati, ma coinvolge tutti quanti. Nella tempesta ci sono sei fasi, le vogliamo vedere una per una. E la prima è quella che sta al versetto 36, la fase così com'era. Il versetto 36 dice: e lasciata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. È una fase iniziale, non c'è tempesta, nessuno l'ha predetta. I discepoli fanno salire nella barca Gesù così com'era. Che cosa significa così com'era? Immaginatevi, quando inviti, che so io, per fare un giro in macchina, non adesso, quando sarà? Quando festeggeremo tutti quanti insieme. Immaginatevi che quando festeggeremo tutti insieme, inviterete i vostri amici a fare un giro in macchina per vedere qualche meraviglioso panorama. E allora, magari uno degli amici dirà: serve che porti qualcosa? Serve che porti qualche cosa assieme con me? No, vieni così come sei. Così. L'importante non è quello che l'amico porta, ma l'importante è l'amico che viene assieme a te. L'importante è l'amico con cui viaggiare. È lui che ti importa, non quello che può portare. Se accogli Gesù nella tua barca, se accogli Gesù nella tua vita, non importa le cose che porta dietro. Mi spiego meglio. Molte religioni portano assieme alla religione delle cose. Portano dei riti, portano dei pellegrinaggi, portano delle statue, portano dei santini, portano delle meditazioni da fare, portano delle abluzioni da fare, bla 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 bla, portano cose. Qui, visto che il cristianesimo non è una religione, ma è un rapporto con Gesù, la cosa che è importante è che Gesù sia nella tua barca, che Gesù sia nella tua macchina. I discepoli hanno accolto la barca, attenzione, i discepoli hanno accolto Gesù quando? Quando era calmo, quando da tempesta non c'era traccia. Esperienza per noi. Accogli Gesù prima che ci sia la tempesta. In questo momento Gesù è presente e c'è una tempesta, puoi accoglierlo in questo momento, ma ci saranno altre tempeste che verranno. Se tu ancora non hai accolto Gesù nella tua vita, ci saranno altri Covid-19 nella vita del mondo e nella tua vita. Se
È bene che accetti Gesù adesso. Adesso che è nella tempesta, o anche quando non c'è tempesta, Gesù deve essere accolto nella barca. Seconda fase. La fase che troviamo al versetto 37. La fase le onde nella barca. Dice così: ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che la barca già si riempiva. Esattamente come il coronavirus. Esattamente come il coronavirus. Abbiamo visto arrivare la burrasca, arrivare la tempesta, l'abbiamo vista avvicinarsi. Cina, Pakistan, Iran, Turchia, Italia. E le grosse onde hanno cominciato a riempire la nostra barca, mentre si muoveva, hanno cominciato a muovere la barca le onde e noi abbiamo cominciato a traballare. Ora, i discepoli conoscevano Gesù, avevano già visto una quantità di miracoli operare nelle vite delle altre persone e anche nelle vite loro. Prendete per esempio la guarigione della suocera di Pietro. In un'occasione Gesù arriva a casa di Pietro, sua suocera era ammalata a letto e fa così, la febbre passa e la suocera di Pietro si mette a servire Gesù. E per cui avevano visto Gesù che operava miracoli nelle vite degli altri e nelle vite loro, ma non avevano mai visto Gesù fare un qualche cosa del genere. Non avevano mai visto fermare un qualche cosa che non riguardava la persona stessa, ma l'evento che era al di fuori. Non so se fosse per questo che l'avevano invitato nella barca, sicuramente no, perché sono partiti quando avevano il tempo a loro favore. Ma il fatto è che avevano Gesù nella barca, non sulla riva. Gesù non stava sulla riva a aspettarli, ma stava nella barca. Avere Gesù nella tua barca è un'assicurazione totale per la vita? No. I credenti si ammalano, soffrono, muoiono. Ma è meglio averlo assieme a te nella tua barca piuttosto che aspetti a riva. È meglio averlo nella tua barca, perché la tua vita non sarà soltanto quella dentro la barca, ma c'è un'altra vita di cui quella vita tua dentro la barca è soltanto una preparazione. Terza fase, che trovate al versetto 38. Ed è la fase più drammatica per le persone che stavano dentro la barca. È la fase del maestro, non ti importa. Dice così il versetto 38. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. Essi lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi moriamo? Quando il Covid-19 ha cominciato a fare paura, a mietere vittime, l'Italia ha avuto due reazioni. Gli italiani hanno avuto due reazioni. La prima reazione è stata quella degli italiani che hanno bestemmiato contro il cielo. Hanno detto: Dio non c'è perché c'è il male. Eccolo, la dimostrazione che Dio non esiste è questa. C'è il male, c'è il Covid-19, c'è la morte, c'è la distruzione, c'è l'annientamento della nostra società. Dio non esiste. L'altra reazione di molte altre persone è stato che hanno gridato a Dio. Nella Bibbia ci sono tantissimi brani dove si grida a Dio. In questo caso gli italiani hanno gridato a Dio, hanno detto: Dio, perché succede questo? Perché sta succedendo tutto questo disastro? Come credenti, noi siamo esattamente come Pietro e i discepoli. Noi siamo esattamente come Pietro e i discepoli. Che cosa è successo? Gesù dorme a poppa, per cui dietro nella barca, la prua è davanti, la poppa è dietro. Dorme e avevano portato pure un guanciale, per cui significa che bisognava stare in giro per molto tempo, erano abituati a dormire sulla barca. E i discepoli che cosa fanno? Lui dorme e loro si arrabbiano perché non fa niente, perché non fa nulla. Eppure lo avevano già visto operare, avevano visto persone guarite, demoni scacciati, morti risuscitati,
Ma come ho detto prima, non avevano mai visto Gesù che fermava una tempesta. Sinceramente mi sono domandato, stanno chiedendo a Gesù perché hanno fiducia che lui sappia fermare la tempesta? Oppure è pura disperazione? La risposta la vediamo alla fine. Voglio farti una domanda, per cosa stai pregando tu adesso? In questo momento, in questa settimana, in queste 3 settimane di Covid-19, per cosa stai pregando? Per la protezione per la tua famiglia? Io lo sto facendo, e probabilmente anche tu. Per la guarigione degli ammalati? Io lo sto facendo, e forse anche tu, anzi sicuramente anche tu. Stai pregando per vedere la potenza di Cristo in una tempesta mondiale? Stai pregando affinché il mondo veda la potenza di Cristo in questa situazione disastrosa su tutto quanto il globo? Lo stai facendo? Così, quando pensi che le onde crescono e riempiono la barca, e così, quando le tue preghiere sembrano ricadere giù dal tuo che sembrano rimbalzare, ricadere giù nella tua stanza, spesso sembra che Dio non è all'ascolto. Le onde crescono, riempiono la barca, la rendono instabile, le preghiere rimbalzano. Gesù, perché dormi? Gesù, perché dormi? Non ti importa! Non ti importa del Covid-19, non ti importa che ci siano 4.000 e passa morti in Italia, 3.000 in Cina, 1.500 in Spagna, eccetera, eccetera, eccetera. E noi ci arrabbiamo, tu ti arrabbi, io mi arrabbio. Gesù sapeva esattamente quello che avrebbe fatto, altrimenti non sarebbe salito sulla barca. Gesù sapeva che aveva necessità di stare su quella barca perché ci sarebbe stata quella tempesta, perché ci sarebbe stata quella bufera, perché ci sarebbero state grosse onde, perché i credenti in quella barca sarebbero stati distrutti, sarebbero stati annientati senza di lui. Lui non era preoccupato, per i discepoli, non lo è mai per i suoi discepoli preoccupato, perché sapeva che loro avevano lui nella sua barca, qualsiasi cosa fosse accaduto. Sai, molte volte la rotta più corta per superare una tempesta è una linea retta. Non girarci intorno, ma la cosa più breve è una linea retta. Attraversare la tempesta. Attraverso. Ma Gesù, è doloroso attraversare una tempesta. Sì, lo so. Ma Gesù, è pericoloso attraversare una tempesta? Sì, lo so. Ma Gesù, potrei morire attraversando una tempesta? Sì, lo so. Ma tu hai me nella tua barca. Tu hai me dentro la tua barca. Una cosa che voglio dirti. Se c'è Gesù nella tua barca, la tua barca non può affondare. Se c'è Gesù nella tua barca non può affondare. Magari la soluzione è differente da quella che tu ti aspetti. Magari tu ti aspetti di attraversare la tempesta e di uscirne indenne. È una possibilità, non è sempre quella che accade. Ma la tua barca, la tua vita in Cristo, la tua anima non può affondare. C'è Gesù nella tua barca. Siamo alla quarta fase che trovate nel versetto 39. La fase del taci, calmati. Il versetto 39 dice così: egli svegliatosi sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece una gran bonaccia, una calma totale. Le 3 fasi che abbiamo visto prima, noi con il Covid-19 le abbiamo già vissute, tutte quante e tre. Le 3 fasi che vediamo adesso non le abbiamo ancora vissute, ma ci sono scritte nella parola di Dio, sono scritte qui dentro, sono fasi che attraverseremo in una maniera o nell'altra. Questa è la fase del taci, calmati, che noi non abbiamo ancora vissuto.
La nostra esperienza si ferma alla fase 3. Non posso dirti come e quando accadrà la fase 4, ma posso dirti cosa accadrà. Quello te lo posso dire. Accadrà che in un momento Gesù si sveglierà e dirà al Covid-19: taci, calmati. Accadrà che Gesù si alzerà e rimprovererà il vento e le onde. Il virus passerà, la gente tornerà a fare affari, a prendere e dare moglie, a vivere e nascere, la vita riprenderà di sicuro. Quando non lo so, quando non lo so, nessuno lo sa, nessuno può dire quando questo accadrà, ma è sempre stato così. È sempre stato così e sempre sarà così fino al ritorno, quando alla fine ci sarà veramente la fine, la seconda venuta. Cosa dirai allora? Cosa dirà allora Gesù ai credenti? Cosa dirà allora ai credenti che hanno detto: Gesù, non ti importa, Gesù, non vedi, Gesù, non agisci, perché succede questo? Riguardo il versetto, egli svegliato si sgridò Pietro e i discepoli. Letto bene? Gesù svegliato si sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Gesù non sgrida i discepoli, ma sgrida il vento. Chi sgriderà Gesù dunque? Sgriderà a te perché hai avuto paura? Sgriderà a me perché sto chiedendo l'intervento e non lo vedo? Gesù sgriderà il Covid-19. Il Covid-19 è un frutto di Satana. Non l'ha creato Dio. Non l'ha creato Dio. L'ha permesso Dio, ma è un frutto di Satana, del male. Il Covid-19 verrà sgridato da Dio, da Gesù, verrà sgridato da Gesù. Ma non sgriderà i credenti che hanno paura adesso. La prima cosa che fa Gesù quando si alza non è quella di sgridare i credenti, ma è di sgridare, di mettere a tacere il vento, di togliere il problema principale che stava spaventando i credenti, perché le persone potessero ritornare a godere la sua presenza. E succederà così anche con il Covid-19. Quinta fase. La trovate al versetto 40. Egli disse loro, e la fase è: perché siete così paurosi? Egli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Queste erano persone che avevano vissuto tanto tempo, tanti giorni insieme con Gesù. Anche questo è un momento che stiamo aspettando. Arriverà, non so come né quando, arriverà. Gesù si girerà verso di noi, verso di te e di me, e sorridendo dirà: ragazzi, che cosa c'è? Perché? Ma vi eravate davvero spaventati? Ma vi eravate davvero spaventati per un Covid-19, per un esserino minuscolo? Era solo un virus, vi pare che io non sia capace di fermare un virus, anche se doloroso, anche se mortale? Vi pare che io non sia capace di sconfiggere un virus? Io che ho sconfitto la morte? Io che sono stato inchiodato in croce e sono risorto sconfiggendo la morte, avrei dovuto aver paura di un virus? Scherziamo? E soprattutto, perché temi per la tua vita terrena, visto che la tua eredità è in cielo? Visto che la tua eredità, la tua vita terrena è niente rispetto a quello che sarà la vita che vivrai per sempre con me, non devi essere spaventato. Guardate il versetto. Gesù rimprovera il vento, non rimprovera i credenti. Ma dice ai discepoli, rimprovera il vento, ma dice ai discepoli. La voce cambia, il tono cambia, urla al vento, ma parla ai discepoli. Gesù ti sta parlando in questo momento, ti sta dicendo: tranquillo, abbi fede in me, io non ti urlo perché non mi serve di urlare per farmi sentire da te, perché io sto parlando nel tuo cuore.
Gesù rimproveri il vento, sgrida il vento, urla il vento, ma ti sta parlando. Gesù non li rimprovera di aver avuto paura, non li rimprovera di aver avuto paura, ma gli chiede come mai avessero paura. E gli chiede come mai non avessero fede quando lui era nella loro barca. Alla stessa maniera Gesù ti sta parlando in questo momento, ti sta dicendo, attenzione, ascolta bene quello che sto per dirti, ti sta dicendo: io sono nella tua barca. Oppure ti sta dicendo: fammi entrare nella tua barca, perché io voglio aiutarti in questa tempesta. Avere paura è un sentimento umano. È Dio che ce l'ha messo dentro, il sentimento della paura. È un sentimento sano che ci fa sì che noi possiamo non essere così scemi da buttarci nel fuoco. Abbiamo paura del fuoco, abbiamo paura delle altezze, io soprattutto. Sto sul balcone qui e sto distante, vedete, perché io non mi piace l'altezza. Abbiamo paura di alcune cose, è un sentimento sano, ma non deve applicarsi alla tua fede. Per renderci prudenti, Dio ha messo in noi la paura, ma in queste situazioni, piuttosto che il sentimento della paura, dobbiamo usare quello della fiducia. La fiducia in Gesù si chiama fede. Gesù ha detto: no, forse non avete fede. Forse non avete fede. Avere fede, attenzione, perché avere fede non è aspettarsi che tutto quanto sia rose e fiori. Tutto rose e fiori, quella è superstizione, quella è cabala. Siccome ho Gesù, tutto andrà bene, Gesù non mi può toccare. Abbiamo parlato la settimana scorsa del Salmo 91, Dio ci proteggerà dalla peste. No, no, prenderemo la peste, la prenderemo la peste, prenderemo il Covid. I credenti stanno morendo anche loro per il Covid. L'avere fede non è aspettarsi beceramente che non ci accada nulla nella no nostra vita di cattivo. Quella è superstizione, quella è cabala, quella è l'oroscopo. Quando avete un rapporto con Gesù non state leggendo un oroscopo, ma la fede è aspettarsi di ricevere l'aiuto che ti serve nelle tempeste che arriveranno nella tua vita. Vi ricordate, eravamo rimasti con due domande in sospeso, una per i discepoli e una per noi. La prima per i discepoli: era vera fede che Gesù potesse calmare la tempesta o era solamente disperazione? E la seconda era per te e per me: per cosa stai pregando? Per protezione e guarigione o per vedere la potenza di Gesù nel mondo? Allora rispondiamo alla prima. E questa è la sesta fase che leggete al versetto 41. La fase del persino il vento e il mare ubbidiscono. Il versetto 41 dice così: ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: chi è dunque costui al quale persino il vento, il mare ubbidiscono? Non era fede, era fifa, era sanissima fifa. Non era fede, era disperazione. Quel Gesù non ti importa non era tanto fai qualcosa, secondo me, era Gesù non ti importa, dacci una mano, prendi un secchiello, una paletta e svuota questa barca. Svuotala questa barca perché altrimenti andiamo giù. Però Gesù, davanti a una fede così traballante, davanti a una fede così difettosa, davanti a una fede così scadente, accetta quella loro fede scadente. E grazie a quella fede assolutamente scadente, il miracolo avviene lo stesso. Vedete, Gesù non agisce mai in base alla fede che abbiamo, alla quantità di fede che abbiamo, ma in base alla presenza o meno della fede in lui. C'è un passo in un altro in Matteo, dove c'è un padre che porta un figlio ammalato e lo presenta a Gesù per guarirlo, e gli dice: Gesù, puoi guarirlo se puoi? E lui gli dice: se posso?
Tutto è possibile per chi ha fede, per chi ha fede. E la persona molto onestamente gli dice, il padre gli dice molto onestamente, io ho fede, se la mia fede manca, tu aumentala. E Gesù aumenta sempre la fede. Gesù prende una piccola fede e la aumenta. Prende un granello di senape e la aumenta. Leggiamolo infatti in Matteo 17,20, questo brano. Non serve che lo cercate voi, ve lo leggo io. Il granello di senape è un granello finissimo. Gesù dice: perché in verità io vi dico che se avete fede grande, grande quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: passa da qui a là e passerà, e niente vi sarà impossibile. Gesù non agisce mai in base alla quantità della tua fede, ma alla presenza della fede che è in te. E prende una fede scadente, piccola, per fare delle opere che sono enormi. Veniamo alla seconda domanda. Vediamo la seconda domanda, quella che riguarda te e me. Le sei fasi sono finite, le sei fasi per quelli che erano dentro la barca. Ma c'è una settima fase. È la fase che riguarda quelli che sono fuori dalla barca. Lo troviamo alla seconda parte del versetto 36. Questa fase è il c'erano altre barche. C'erano altre barche. La domanda era: per cosa stai pregando? Per protezione e guarigione o per vedere la potenza di Cristo nel mondo? C'erano altre barche. Versetto 36, seconda parte. C'erano delle altre barche con lui. Strano. Che notazione strana, sta raccontando la storia di una tempesta con Pietro e gli altri discepoli e Gesù, e che mi ci azzecca questa notazione che c'erano altre barche? Non è funzionale alla storia, invece è proprio funzionale alla storia. C'erano altre barche nella tempesta. Esattamente come ci sono altre persone coinvolte, miliardi di persone nel mondo coinvolte nella tempesta che sta abbattendosi sull'Italia, su di me e su di te, coinvolte nella tempesta che si chiama Covid-19. Siamo passeggeri di barche differenti, siamo passeggeri di barche differenti, ma siamo tutti sullo stesso lago, siamo tutti sullo stesso mare. Siamo tutti sullo stesso mare che è in burrasca, stiamo tutti vivendo la stessa tempesta. Non c'è differenza tra credente e non credente. In quella notte la fede scadente, scadente in Gesù, di quelli che erano dentro la barca, provocò il miracolo della salvezza. Provocò il miracolo della salvezza anche per quelli che erano fuori la barca. Anche per quelli che non avevano Gesù dentro la propria barca. La tempesta non finì soltanto sotto la barca di Gesù, ma finì per tutte quante le altre navi, per tutto quanto l'altro mare. Anche dall'altra parte del mare la tempesta cessò. In quella notte la fede scadente finì anche per le barche che stavano al fianco, immerse nella medesima tempesta. Versetto 38, la seconda parte dice: e si fece una gran bonaccia, una grande calma. Una calma totale. Chissà, io mi sono domandato, chissà dalle barche lì a fianco, quanti avranno detto, arrivando a riva al porto, avranno detto: ah, ma hai visto, Pietro, ma hai visto che cosa è successo? Oh, c'era una tempesta e in un secondo la tempesta è sparita, è cessata. Come pensate abbiano risposto i discepoli? Abbiano taciuto che Gesù era l'autore della calma? Io penso proprio di no. Io penso proprio che Pietro e i discepoli abbiano testimoniato che la decisione di calmare la tempesta era stata di Gesù. Che era stato Gesù la causa della cessazione della tempesta. E così hanno testimoniato alle persone, e così hanno testimoniato alle barche lì a fianco. E sicuramente ci saranno state persone che hanno voluto conoscere questa persona a cui anche il vento e il mare obbediscono. Noi siamo nella stessa situazione. Quando preghi,
Non pregare solo per protezione e guarigione, non solo, prega per protezione e guarigione. Prega anche affinché il mondo, in questo momento, in questa tempesta, il mondo veda la potenza di Cristo. Veda la potenza di Cristo affinché altre persone abbiano dubbi sul fatto che Dio esista e che Cristo è la risposta. Affinché altre persone cerchino e cerchino Cristo che ha fatto cessare le onde e il vento. Affinché altre persone credano in Cristo. Affinché altre persone vivano eterno assieme a te e a me. Attenzione, non ci vuole un campione di fede per pregare questo. Non ci vuole un supereroe della fede. Non ci vuole un Billy Graham, un Rick Warren, una Madre Teresa o chi ti piace di più. Non ci vuole quello. Ci vuole una fede grande, anzi piccola, quanto un granello di senape. Gesù sa trasformare una piccola fede, grande quanto un granello di senape, in un grande, enorme miracolo. Fermiamoci a pregare. Grazie Gesù, grazie che tu sei in controllo. Non sappiamo come, non sappiamo quando, ma tu interverrai, tu già stai intervenendo. Tu stai portando persone a te tramite questa tempesta. Se tu che mi hai ascoltato, sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che abbiamo, hai sentito oggi, prega assieme a me queste cose, nel tuo cuore. Sì, Signore Gesù, io ammetto che sono spaventato, che sono spaventata dalle onde che vedo intorno, da questa tempesta. E ammetto che qualche volta ho anche io dubbi, ma io voglio te nella mia barca. Io voglio mettere te nella mia barca, voglio far ritornare te nella mia barca, voglio continuare assieme a te nella mia barca ad affrontare questa tempesta. Perché so che spesso la tempesta, la via più facile e la via più corta per uscirne è attraversarla. E io voglio attraversare questa tempesta assieme a te, Signor Gesù. E Signore, io ti pregherò per la protezione dei miei cari, delle persone che ho intorno, delle persone anche quelle che non conosco, che scorrono per la strada, nelle strade vuote, adesso non c'è nessuno, che stanno nelle case, che vedo ai balconi. Io pregherò per la protezione. Signore, io pregherò per la guarigione delle persone che sono affette in questo momento, ma soprattutto pregherò perché il mondo veda la tua potenza, la tua mano in questo momento, perché altre persone accettino te all'interno della propria vita, della loro barca, perché tu possa farle attraversare questa tempesta assieme, perché tu possa portarle al di là della tempesta, perché tu possa confortarle durante la tempesta. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.